Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare i presenti, gli ospiti, i relatori che fra un po' presenterò, tutte le persone in sala. Vorrei ringraziare il meeting proprio perché ha scelto di chiudere, quindi il momento finale, con un incontro destinato a raccontare quello che sta succedendo in Siria. Appunto, un incontro dal titolo Ospedali aperti, testimonianza dalla Siria. Perché appunto questo incontro, attraverso dei testimoni diretti, vuole appunto far conoscere, far ascoltare quella che è una delle più grandi emergenze umanitarie oggi nel mondo, forse la più grande nella storia a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, e in particolare attraverso un progetto che si chiama Ospedali Aperti. Ecco, io vorrei iniziare con un brevissimo video di 2 minuti che ci aiuta a entrare nel contesto. Quindi pregherei la regia di mandare il video. Ecco, come avete potuto vedere da queste immagini, stiamo parlando di un progetto che riguarda degli ospedali, adesso lo introdurrò brevemente, e che è di aiuto alla popolazione siriana. Ma prima di raccontare brevemente il progetto vorrei introdurre i nostri ospiti, partendo da Sua Eminenza, il Cardinal Mario Zenari. Sua Eminenza è nunzio apostolico, quindi rappresentante del Papa in Siria dalla fine del 2008, ha una grande esperienza diplomatica, come dice sempre lui, è un nunzio di guerra perché ha vissuto molti contesti difficili, la guerra civile in Costa d'Avorio, la guerra civile in Sri Lanka, quindi è, come dire, temprato da situazioni difficili. E nel 2016 Papa Francesco lo ha nominato cardinale. Questo per dare anche un significato alla presenza della Chiesa in Siria.
E lui è un vero testimone di cosa sta succedendo in Siria, essendo lì dall'inizio, da prima della guerra. E dopo ascolteremo le sue parole. Poi abbiamo Lucia Goracci. Giornalista Rai, inviata di Rai News 24, ha seguito tutta la guerra siriana, ma diciamo dell'area, è stata più volte in Siria, è stata a Koban e prossimamente diventerà corrispondente Rai da Istanbul proprio per seguire tutta l'area medio orientale. Quindi sentiremo dalle sue parole anche un'analisi del contesto geopolitico, del contesto regionale in cui questa guerra, questa crisi si sta sviluppando. E poi Joseph Fares, medico, direttore dell'ospedale italiano di Damasco. Joseph parla italiano, è un medico, lavora, è siriano. Questo ospedale è un'istituzione storica, ci racconterà poi lui cosa significa oggi lavorare in un ospedale in Siria. Questo ospedale è un'istituzione storica nel senso che ha una storia ormai di più di 100 anni e sentiremo appunto anche lui da un testimone sul campo. Io sono Giampaolo Silvestri, faccio il segretario generale della Fondazione AVSI, un'ONG che molti di voi penso conoscano, che fa progetti di cooperazione. Siamo presenti appunto in 30 paesi del mondo con circa più di 150 progetti, ma ciò che oggi ci sta più a cuore è proprio la situazione della Siria. AVSI è entrata in Siria circa 3 anni fa facendo un accordo col governo siriano e stando lì attraverso un dialogo, un'amicizia con Sua Eminenza abbiamo avviato questo progetto Ospedali Aperti. Che cosa è? Di fatto noi vogliamo permettere alle fasce più povere della popolazione siriana, prostrata da 6 anni di guerra, di accedere a servizi sanitari in maniera gratuita. E questo attraverso il potenziamento di 3 ospedali cattolici, gestiti da congregazioni cattoliche, che sono presenti in Siria, presenti da più di 100 anni, 2 a Damasco e 1 ad Aleppo, esistenti, che chiaramente si trovano in un contesto di guerra e noi vogliamo potenziare in modo tale che possano offrire cure gratuite alle fasce più povere della popolazione. Per questo appunto il progetto quindi ha una componente di fornitura di attrezzature, di formazione del personale e soprattutto di rimborso delle prestazioni che gratuitamente questi ospedali forniranno. È un progetto su cui con il Cardinale siamo molto impegnati nell'attività anche di raccolta fondi, che non è semplice, ha un budget molto importante di quasi 20 milioni di euro sui 3 anni e fino ad oggi molte realtà ci hanno sostenuto, adesso potete vederlo nella slide, realtà cristiane, cattoliche, enti privati, imprese, e su questo chiaramente chiediamo il contributo di tutti. Ma ora io direi di passare ai nostri ospiti e partirei proprio da Lucia Goracci. E appunto, questo progetto nasce in un contesto regionale ben preciso, in una crisi. Allora io vorrei chiedere a lei, che appunto è stata in Siria, conosce il contesto, è stata nei paesi vicini, ha un'esperienza diretta, cosa sta succedendo in quest'area? Qual è la tua percezione dei fatti dopo 6 anni di guerra? Aiutaci a capire la realtà. Grazie. Penso che la mia ricostruzione sarà un racconto ampiamente approssimativo e insufficiente, non solo perché evidentemente non si racconta in pochi minuti quella che l'ONU ha chiamato la peggiore catastrofe umanitaria dopo il secondo conflitto mondiale, 500.000 di morti, 5 milioni di profughi, 6 milioni di sfollati interni, un siriano su 2 non è più a casa sua,
non è più nel luogo dove è nato e dove probabilmente ha trascorso la gran parte della sua vita. C'era l'altro giorno un bellissimo articolo sul quotidiano britannico Guardian di Khaled Khalifa, che raccontava la sua scelta in controtendenza di restare a Damasco e questa condizione di eterna apolidia a cui invece sono condannati quelli che fuggono, quello che è successo nella tarda estate del 2015 in Europa lungo la rotta dei Balcani è stato un esodo davvero epocale, che è stato subito da un paese che aveva una storia, da città, penso ad Aleppo, che io ho visitato 4 volte nell'arco dello scorso anno, che venivano raccontate nelle tragedie di Shakespeare, città antiche, con una storia geografica, di commerci, di legame tra Oriente e Occidente, di legame tra civiltà, ma anche perché inevitabilmente per un cronista che cerca, come credo di fare, di avvicinarsi sempre il più possibile al luogo dove le cose accadono, questo in Siria a molti di noi, alla quasi totalità di noi, non è stato possibile. Raccontare le guerre è sempre un'operazione approssimativa. Io dico che da un punto di vista metodologico si dovrebbe, per raccontare compiutamente una guerra, percorrere quella linea immaginaria che separa le parti in conflitto e avere uno sguardo davvero a 360 gradi. Questo non è possibile e quindi vieni sempre forzatamente costretto a raccontare le guerre dal punto di vista del luogo che tu scegli per raccontarle. Ebbene, la tragedia siriana da molto tempo a questa parte ha delle zone d'ombra, dei coni d'ombra per noi cronisti, soprattutto occidentali, inevitabili. Raqqa, Deir ez-Zor sono evidentemente città off limits per molti di noi da molti anni, ma lo sono state a lungo anche e continuano ad esserlo per la presenza di forze qaediste, jihadiste. Idlib. Io ho raccontato l'ultimo assedio di Aleppo dalla parte dei governativi, cioè di chi evidentemente la gran parte di quelle bombe lanciava, non di chi quelle bombe le subiva, ma perché andare in quei quartieri mi sarebbe probabilmente costata la libertà, forse la vita. Ricordavamo prima Padre Dall'Oglio, gli ultimi giornalisti come James Foley che sono andati da quel lato del conflitto ancora nella seconda metà del 2012 hanno pagato con la vita questa scelta coraggiosa. Questa è la lunga premessa per dirvi che appunto quella siriana è una tragedia che comincia un po' come tutti gli altri eventi del 2011 nel solco di quello che noi abbiamo semplificatamente chiamato primavere arabe, ma che poi prende quasi subito un destino diverso. Un destino diverso per 2 ragioni, probabilmente, e per sommi capi. Primo, perché si militarizza quasi subito, ma questo era successo anche altrove, laddove il governo aveva opposto resistenza alle rivolte, penso alla Libia, ma anche e soprattutto perché si internazionalizza quasi subito. Il governo di Damasco, diversamente da quello libico, può contare su degli alleati che supportano Damasco stessa, contestualmente quelle che nascono evidentemente come rivolte di strada molto presto, già prima del finire del 2011 diventano qualcos'altro, e i paesi regionali, penso al Qatar, all'Arabia Saudita, penso alla Turchia, e intervengono con le loro agende geopolitiche internazionalizzando la crisi siriana, con anche ambizioni, penso soprattutto agli Stati Uniti, dove alla idea di Obama di tenersi lontano dalla Siria in un primo momento si contrappone quella di Hillary Clinton di un interventismo, di un regime change anche armato in Siria. Insomma, quella siriana diventa subito quella che io ho chiamato, chiamo spesso nei miei servizi, una guerra di guerre. Una guerra di guerre. C'è un esercito libero siriano, ci sono città
che vengono prese, amministrate dalla ribellione, ma già nel 2012 in Siria ci entra, soprattutto nella parte appunto che si ribella al regime, Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, che è costola siriana di Al-Qaeda e che prende il sopravvento in tutte quelle realtà, penso a Homs, ma anche in buona parte a Idlib. Attualmente Idlib è tenuta da quelli che sono gli eredi di Jabhat al-Nusra, che oggi si fanno chiamare Hayat Tahrir al-Sham, ma insomma sono più o meno le stesse forze. Contestualmente, evidentemente, la risposta del governo è molto violenta, è molto dura, si affida all'aviazione, lo abbiamo visto. Ci sono alcune ricostruzioni di esperti molto interessanti che dicono addirittura che il presidente Bashar al-Assad, la persona che quell'anno, il 2011, in gennaio, mentre cadevano Ben Ali in Tunisia, Mubarak in Egitto, rilasciò un'intervista al Wall Street Journal dicendo questo al paese non succederà, e che invece poi si è trovato in quella che è la, forse l'epilogo più tragico di quei sommovimenti del 2011, ebbene che anche lui abbia in qualche modo contribuito a caidizzare la rivolta. Si parla per esempio di due amnistie nelle quali dalle carceri siriane escono anche molti jihadisti. Ovviamente non posso raccontare tutta la guerra, quindi procedo per sommi capi. Nell'agosto-settembre del 2013 siamo a un passo dall'intervento armato anglo-franco-americano per l'utilizzo nelle periferie di Damasco, di cui fa le spese la popolazione civile, di armi chimiche, che erano state la linea rossa che Obama aveva opposto. Ma quell'intervento non c'è stato, il governo resiste, appoggiato anche dalle forze iraniane, dal Hezbollah libanese e indirettamente dalla Russia, anche al Consiglio di sicurezza, dove vengono bloccate molte risoluzioni di condanna. Quella facile caduta del presidente Assad, che era stata pronosticata da molti, penso alla Turchia di Erdogan, ma anche alla visita resa nei primi mesi della rivolta dall'ambasciatore americano e da quello francese ai ribelli di Hama, non avviene. Nel contempo però ci sono parti del paese, come per esempio Idlib, che vengono presi da Al-Qaeda. Io lo ricordo, io stavo a Qamishli tra i curdi di Siria nel marzo del 2015 e la caduta di Idlib nelle mani di Al-Qaeda fece scalpore. E quindi quell'anno, alla fine di quell'anno, nel settembre di quell'anno, c'è l'intervento diretto dei russi a fianco appunto del governo, che è evidentemente il momento in cui tutto cambia. Contemporaneamente si apre la partita curda, Kobane, che resiste all'ISIS sempre agli inizi di quell'anno, muove un nuovo fronte, il fronte YPG, le forze curde, che da quella, fanno di quella resistenza un contrattacco che li porta oggi alle porte di Raqqa. L'ISIS arriva e ingloba tutto il resto, persino Jabhat al-Nusra, che in qualche modo era stata sua alleata agli inizi. Arriviamo all'oggi. L'assedio di Aleppo, la riconquista da parte dei governativi. Dicevo, io sono stata ad Aleppo 4 volte soltanto lo scorso anno e ho potuto vedere tutto l'epilogo di quella battaglia. Una Siria che rimane, un governo che rimane, ma a un prezzo davvero pesante. Il paese è diviso, il governo rimane in quelle che sono le città principali. Si parla di Siria utile, e cioè Latakia, Hama, Homs, Damasco, che ha però ancora un fronte di ribellione molto, molto importante nelle sue periferie, e però appunto un paese che deve ricostruire sulle macerie. 2 giorni fa ascoltavo a Ginevra Ian Egelan, che è lo special advisor del rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, che raccontava delle enormi difficoltà
per l'ONU di portare aiuti in Siria, che parlava di 11 città sotto assedio, di 500.000 di persone che non hanno aiuti da mesi, 8 assediate dai governativi, 3 dai ribelli, Al-Qaeda in particolar modo, e ad Erezur c'è ancora l'ISIS. La popolazione civile ne fa le spese. Vedo che il tempo a mia disposizione sta finendo, e allora vorrei lasciare la parola dicendo quello che diceva Sua Eminenza poco fa. In un mio ingresso con l'esercito siriano in un quartiere di Aleppo lo scorso ottobre, ho visto quella che è un po' la rappresentazione plastica di questo crudele conflitto. Il cortile dell'ospedale presentava le ambulanze bombardate, e quella evidentemente era stata l'aviazione del governo di Assad a farlo, ma allo stesso tempo l'ospedale stesso, dove i vessilli di Jabhat al-Nusra erano presenti nei murales sulle pareti interne dell'ospedale, conservava ancora gran parte di quegli aiuti. C'erano scatoloni di MSF, scatoloni di Save the Children, che probabilmente alla popolazione non erano stati distribuiti, ma erano trattenuti dai gruppi armati per curare prima di tutto i loro uomini. Ecco, davvero in Siria è difficile trovare innocenti, soprattutto 6 anni dopo un conflitto davvero crudele. La popolazione è la vera prima, e chissà per quanto a lungo, vittima di questo conflitto, dove gli interessi e gli appetiti di tutti si sono sovrapposti, e dove gli interessi del popolo siriano davvero adesso non si sa da chi siano rappresentati e non si sa dove si trovino. Ecco, appunto, gli innocenti. Dottor Fares, lei che ogni giorno nel suo ospedale ha a che fare con le vittime innocenti di questo conflitto, sì. Com'è oggi lavorare in un ospedale a Damasco? Quali bisogni incontra? Quali sfide deve affrontare il suo ospedale e il suo lavoro, i suoi collaboratori? Non so se cammina questo. No, fa, sì. Buongiorno. Ora comincio per chiedere scusa del mio italiano, ma ho tenuto di parlare italiano qui in Italia perché mi fa bene nel cuore. Vorrei ringraziarvi del vostro invito e desidero ringraziare Sua Eminenza il Cardinale Mario Zennari, promotore del progetto di cui stiamo parlando. La presidente del meeting di Rimini, professoressa Emilia Guarnieri, il segretario generale della Fondazione AFSI, Gianpaolo Silvestri. Vorrei ringraziare anche la signora o la dottoressa Goracci, perché questo quadro, anche per me siriano, vivendo a Damasco, ho imparato qualche cosa stasera. Allora, grazie. Grazie a lei. Signore, signori, amici e tutti qui presenti, il nostro ospedale è sorto nel 1913 per iniziativa dell'egittologo Ernesto Schiaparelli, fondatore dell'Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari Italiani all'estero, che si chiama l'ANSMI, che è proprietario dell'ospedale. L'ospedale italiano è un organismo non lucrativo di proprietà dell'ANSMI, e la gestione dell'ospedale sono affidate all'Istituto dei Figli di Maria Ausiliatrice Salesiani di Don Bosco, nella persona di Suor Yvonne Ronguat, in stretta collaborazione con il presidente dell'ANSMI, attualmente il signor architetto Maurizio Salietto, a quale mando un cordiale saluto di qua. L'ospedale italiano è aperto a tutti i siriani, indifferamente. Secondo il nostro motto di sempre, l'ospedale è aperto a tutti e noi siamo per tutti.
Vorrei presentare a questa assemblea i bisogni dell'ospedale o degli ospedali siriani e quindi dei siriani. In primo luogo, riguardo la situazione sanitaria, c'è mancanza di tante cose. Mancanza di centri sanitari ospedalieri a causa della guerra che ha provocato distruzioni, specialmente nelle zone dove i combattimenti sono più forti. C'è mancanza di acqua ogni tanto, elettricità sempre, gasolio sempre. C'è mancanza di risorse umane, questo è il più difficile da affrontare, dovute a migrazione, servizio militare, allora giovani scappano per non andare a zone di combattimenti per non morire, difficoltà finanziaria per i siriani perché la lira siriana adesso fa 11 volte o 12 volte di meno che nel 2011. Questo vuol dire, per esempio, il dollaro faceva 45 lira siriana, adesso fa 530 oggi. Allora, questo rende le cose molto difficili. Insicurezza per la sua vita propria e dei propri familiari. Io ho avuto conoscenza di tante persone che hanno perso i loro bambini nelle scuole, dei mortai che sono arrivati alle scuole, allora per salvare gli altri bambini hanno preso la strada dell'uscita della Siria. Ragioni tutte che incoraggiano i siriani a lasciare il loro paese. Questa è una sfida molto importante per noi e vediamo con l'AFSI, con i signori qui presenti, come possiamo affrontare. C'è una mancanza di attrezzature mediche, una mancanza di farmaci, in particolare, non dico sempre, ma ogni tanto quelli che detti di salvavita. Mancanza quasi totale di possibilità di riparazione e manutenzione degli apparecchi sanitari. È la stessa cosa, non ci sono più ingegneri per seguire e per fare queste riparazioni e manutenzione. Tutto è caro, molto caro. La quasi impossibilità quindi di una ristrutturazione efficace delle strutture ospedaliere, noi facciamo parte. Attualmente l'alto costo del trattamento delle malattie ha messo in difficoltà economiche l'ospedale e i malati, come tutta la popolazione siriana che non può affrontare il trattamento delle patologie normali e soprattutto di quelli causati dalla guerra. La stima dei morti è circa 500.000. Probabilmente io dico anche di più. Maggiore nella realtà è anche la stima dei mutilati di guerra e sarà 2 a 3 volte superiore al numero dei morti. Stiamo parlando di 1.500.000. Il grandissimo peso hanno le sanzioni che colpiscono gravemente anche l'importazione di tutti i generi sanitari, dai medicinali ai macchinari. Teoricamente non c'è embargo per la sanità, praticamente non è così. È molto difficile di fare arrivare materiale perché non possiamo mandare soldi dalla Siria, non possiamo ricevere soldi. È proibito di fare arrivare il materiale in Siria, allora vanno a Libano, a Dubai, prendono il doppio tempo che al solito e costano di più. Dobbiamo fare qualche cosa contro l'embargo. Questa è una breve lista, ma in realtà sarebbe ben più lunga. La situazione in Siria è così. Allora, in secondo luogo, vorrei parlare un po' del progetto.
Allora passo a considerare l'importanza di questo progetto, che ha per scopo di aiutare i poveri e i bisognosi, che attualmente sono la maggioranza della popolazione siriana, offrendo loro la possibilità di servizi sanitari di buona qualità, con un follow-up gratuito per loro, ma pagato dal progetto. In altro modo si cerca di rendere effettivamente gratuiti tutti i servizi degli ospedali pubblici, che teoricamente sarebbero tenuti a fornirli a ogni siriano, ma praticamente non è così, anche per gli ospedali privati che siano in accordo con il progetto, con questi tre ospedali, con una professionalità ed una disponibilità migliore. Da qui viene il nome del progetto, Ospedali Aperti, aperti per i bisognosi e i poveri che vengono all'ospedale per essere trattati e gratuitamente. Il progetto vuole appoggiare gli ospedali cattolici, pochi in Siria, perché possano mostrare il loro ruolo positivo e patriottico per risolvere la miseria dei siriani. Questo è un punto molto importante per noi, per l'immagine delle suore, per l'immagine della Chiesa, è molto importante. Sostenere questi ospedali ad andare avanti per servire i pazienti e aumentare l'occupazione dei posti letto, attualmente molto bassa data dell'indigenza dei malati. Noi siamo a 50% adesso e speriamo arrivare al 100% delle nostre possibilità. Ha per scopo anche migliorare l'attrezzatura medica, modernizzare il sistema informatico dell'ospedale, che è molto vecchio e non esiste quasi, dare la possibilità di creare dei centri esterni, specialisti per mutilati fisici e psichici della guerra. Dare la possibilità di offrire gratuitamente o quasi l'impostazione per il futuro, vorrei dire, dei servizi per malattie croniche, stomie, malnutrizione, diabete, eccetera. Prima di finire il mio intervento vorrei ripetere le parole di Sua Eminenza il Cardinale Zennari nel primo incontro per l'impostazione di questo progetto all'Annunziatura di Damasco. Facciamo questo progetto in risposta all'appello del Papa Francesco per l'anno della misericordia, per dare testimonianza e prova di responsabilità verso Dio e verso i nostri fratelli siriani. Queste parole sono state il trigger per iniziare questo progetto. Allora dico grazie. Grazie ad ogni persona che ci ha aiutato e che ci aiuterà per questo progetto. Grazie all'Assemblea qui presente. Grazie ad ogni persona che ha aiutato a diminuire il dolore e la sofferenza dei miei concittadini siriani, sia con sostegno materiale, psichico o morale, sia anche solo con un sorriso pieno di umanità. Sarete benvenuti in Siria e nel nostro ospedale per vedere la realtà e le condizioni difficili della nostra vita quotidiana e del nostro lavoro. Grazie e buona giornata. Vorrei ringraziare appunto il dottor Fares perché anche per essere qua presente oggi insieme anche a Sua Eminenza hanno fatto anche un sacrificio personale, sono arrivati ieri mattina da Beirut, dal Libano e ripartono domani mattina, quindi sono venuti appositamente per portare la loro testimonianza, quindi anche questo non è scontato. È il nostro dovere. Grazie.
Ora appunto vorrei lasciare la parola al Cardinal Zenari. Io lo ringrazio in maniera particolare perché appunto per questo progetto abbiamo lavorato molto insieme, si sta appunto spendendo con un'energia incredibile, non misura la fatica, un progetto che appunto ha avuto anche l'incoraggiamento, diciamo così, anche dello stesso Papa Francesco. Ecco, a lei chiederei appunto di dirci il reale senso di un progetto come questo, ma della presenza della Chiesa in Siria in questa crisi. Ora, prima del suo intervento, lui ha chiesto che possiamo vedere insieme, in silenzio, alcune foto che lui ci ha portato, che ci possono aiutare appunto a entrare dentro il contesto siriano. Pregherei di far girare le foto e appunto di rimanere in silenzio. Buon pomeriggio. Prima di entrare, il dottor Fares mi ha venduto 2 minuti del suo tempo. Rimane segreto il deal. Non è più segreto. Allora vorrei cominciare e chiudere, ho già chiuso con una notizia un po' confortante, ma adesso vorrei cominciare con una buona notizia confortante. Qualcuno di voi lo sa, qualcun altro no. Il mio nome e i vostri nomi sono scritti in una città siriana che era della Siria fino a 1930. C'è un'anagrafe dove per la prima volta, all'inizio, proprio dopo che Gesù era salito al cielo, per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Avremmo potuto chiamarci gesuani, gesuiti, nazareni. No, il nostro nome è stato scritto ad Antiochia, come è nella Bibbia, negli Atti degli Apostoli. Quindi la Siria non è qualcosa di lontano. Abbiamo il nostro nome scritto ad Antiochia di Siria, tanto per cominciare. Desidero anzitutto esprimere il mio vivo ringraziamento alla professoressa Emilia Guarnieri e agli organizzatori del meeting e a tutti i partecipanti per aver seguito in questi ultimi 7 anni i tragici eventi di Siria con viva partecipazione e solidarietà nei riguardi della martoriata popolazione siriana. Voi tutti che passate per la via, considerate
e guardate se c'è un dolore simile al mio dolore, poiché grande come il mare è la tua rovina, chi potrà guarirti? Queste considerazioni del libro biblico delle Lamentazioni, che si leggono nella liturgia del Venerdì Santo, mi sono venute spontanee alla mente passando per alcune vie di Aleppo e di Homs, interi villaggi e quartieri distrutti, abitazioni, ospedali, scuole e luoghi sacri. E ancor più grave il numero delle vittime che sono state ricordate da coloro che mi hanno preceduto. Aggiungo una cosa, senza dire che le ferite e le distruzioni che a prima vista non si vedono, come quelle che abbiamo visto, sono più gravi e più profonde di quelle che si vedono, come ad esempio le ferite inferte negli animi della gente e nel tessuto sociale. Sono ancora molto più impressionanti di queste distruzioni. Si tratta della più grave catastrofe umanitaria provocata dall'uomo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tutti questi quartieri e villaggi distrutti attendono di essere ricostruiti. E la persona umana, ferita nel corpo e nello spirito, chi può ricostruirla? Impresa quanto mai ardua, soprattutto la seconda. Chi potrà guarirti? Bambini estratti feriti o morti da sotto le macerie, dilaniati da esplosioni, asfissiati da gas tossici, annegati in mare, trapassati da schegge, mutilati, traumatizzati, abusati sessualmente, arruolati. Una vera e propria strage di innocenti. Alcuni di loro li ho visitati negli ospedali di Damasco, con varie parti del corpo e gli arti fasciati per le schegge ricevute. Una bambina, Lorin, 9 anni, quinta elementare, si chiedeva agitata il sabato santo del 2014: perché, oh Signore, è capitato a me tutto questo? Perché è capitato a me? Il giorno prima avevano dovuto amputarle entrambe le gambe. Ogni volta che entro nella Basilica di San Pietro in Vaticano, sosto a lungo a pregare e meditare davanti al capolavoro di Michelangelo, la Pietà, la Vergine che tiene sulle ginocchia il proprio figlio Gesù morto. In questa Pietà vedo raffigurate tante mamme che piangono i propri figli morti o feriti, come pure il dolore di quelle a cui non è dato di piangerli, non conoscendo la loro sorte. Vedo quasi trasfigurata la Siria, che tiene in braccio tutti i suoi figli morti e feriti. Guardate e considerate se c'è un dolore simile al mio dolore. Siria, stremata da ogni sorta di armi, da quelle medioevali della fame e della sete a quelle chimiche, con succursali dell'inferno ad Aleppo, Homs, Daraya, Dara, Yarmouk, Maraya, Ghouta orientale, Douma, Raqqa, Deir ez-Zor, luoghi di detenzione e via di seguito. Demoni scatenati, commettere ogni sorta di crimini in assoluta impunità. A motivo di questa deplorevole mancanza di volontà da parte delle più alte istanze internazionali di chiamare questi diavoli per nome e cognome e portarli in tribunale a rendere conto delle atrocità commesse, la signora Carla Del Ponte, come sapete, membro della Commissione indipendente dell'ONU sulla Siria, ha rassegnato qualche settimana fa le sue dimissioni dicendo: credetemi, crimini orribili come quelli commessi in Siria
non ne ho visti né in Ruanda né nella ex Jugoslavia. Non ho mai visto un conflitto così violento, con così tanti bambini morti, torturati, decapitati. I bambini sono le prime vittime di questo conflitto. In uno dei suoi tanti accorati appelli, un anno fa, Papa Francesco diceva: «È inaccettabile che tante persone inermi, anche tanti bambini, debbano pagare il prezzo del conflitto, il prezzo della chiusura del cuore e della mancanza di volontà di pace dei potenti». Siria, anche luogo di misericordia e di compassione a 360 gradi, a cominciare dal dare da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, fino al seppellire i morti. Paese dove è in atto una delle più vaste operazioni umanitarie attualmente in corso nel mondo. Sullo stesso terreno della compassione si trovano a lavorare assieme credenti di ogni confessione che invocano il Dio onnipotente e misericordioso, o persone semplicemente mosse da profondi sentimenti di umana compassione, organizzazioni umanitarie. Diverse centinaia di operatori umanitari, tra cui un certo numero di impiegati nel settore sanitario, circa 700 questi, hanno perso la vita soccorrendo i bisognosi. Un certo numero di loro erano volontari. Poiché grande come il mare è la tua rovina, chi potrà guarirti? Adesso chiedo al dottor Fares di mettere in prosa quello che lui ha detto con tanta professionalità. Ripeterò in 2-3 paragrafi. Chi potrà guarirti, Siria, quando secondo l'OMS più della metà degli ospedali pubblici e dei centri di prima assistenza sanitaria sono chiusi perché distrutti o solo parzialmente agibili? Chi potrà guarirti quando le persone che muoiono per mancanza di medicine e di cure sono molto più numerose di quelle decedute sotto le bombe? Chi potrà guarirti quando vi è una grave penuria di medicinali, di materiali e attrezzature sanitarie? Chi potrà guarirti, Siria, quando la produzione domestica di prodotti farmaceutici è calata dei 2/3 e la copertura di vaccinazioni è scesa della metà? Chi potrà guarirti, Siria, quando circa 2/3 degli operatori sanitari hanno lasciato il paese con un impatto devastante sul sistema sanitario? Chi potrà guarirti quando uno studio condotto nel 2016 dall'OMS sugli ospedali in Siria ha messo in luce la carenza di personale sanitario qualificato e il collasso del sistema sanitario informatico? Chi potrà guarirti quando, sempre secondo l'OMS, più di 11 milioni di persone hanno bisogno di assistenza sanitaria e milioni di loro hanno soltanto un accesso limitato anche alla più basilare assistenza sanitaria? Chi potrà guarirti quando pazienti di malattie croniche come il cancro e il diabete possono usufruire soltanto in maniera limitata di trattamenti salvavita e quando circa 5 milioni soffrono a diversi livelli di infermità mentale? Chi potrà guarirti? Come il malcapitato della parabola evangelica del buon samaritano, la Siria, derubata e spogliata, è lasciata dai ladroni mezza morta sul ciglio della strada, con l'aggravante che anche la locanda dove deve essere ricoverata è stata devastata dagli stessi assalitori. Nelle mie visite regolari agli ospedali cattolici, di cui 2 si trovano a Damasco e 1 ad Aleppo, operanti in Siria da più di 10 anni e molto apprezzati, sono rimasto inquieto nel constatare che non erano pienamente operanti, che vi erano diversi posti letto vuoti e che non si vedevano più le solite code ai servizi ambulatoriali,
mentre davanti agli ospedali pubblici ancora funzionanti e, se del caso, anche gratuiti, si assiste ad una ressa di pazienti e a lunghe e interminabili liste di attesa, con immaginabili conseguenze sulla qualità dei servizi. Naturalmente, come il dottor Fares ha presentato, le istituzioni sanitarie private devono affrontare costi di gestione sempre più cari e insostenibili. Gran parte della popolazione, avendo perso il posto di lavoro, non beneficia più dell'assistenza sanitaria e non è in grado di sopperire neppure minimamente alle proprie cure mediche. A causa della guerra, infatti, l'85% della gente vive nella povertà. Di fronte a questo quadro così desolante, come non sentire più attuale che mai il profondo turbamento di Gesù, «Miserior super turbas», «Ho compassione per la folla». Se si apre anche a caso il Vangelo, ci si imbatte facilmente in miracoli di guarigione operati da Gesù, guarigione di lebbrosi, di ciechi, di sordomuti, di storpi, di paralitici, eccetera. Ed esplicito è il suo comando: guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ero ammalato e mi avete visitato. Dietro questo esplicito comando di Gesù sono state praticate fin dall'inizio del cristianesimo le opere di misericordia corporali e spirituali, tra cui la cura degli ammalati e l'educazione, ospedali e scuole, fiore all'occhiello, per così dire, della missione della Chiesa lungo tutta la sua storia e in tutte le parti del mondo. Rendere allora pienamente operanti gli ospedali cattolici è un dovere verso Dio, verso i nostri fratelli e sorelle sofferenti e verso la Siria, al di là della responsabilità, verso la Siria così duramente ferita in una delle sue principali infrastrutture. Non da ultimo è un dovere di riconoscenza verso i nostri fratelli e sorelle che talvolta in maniera pioneristica e tra mille difficoltà hanno impiantato queste apprezzate e benemerite istituzioni sanitarie in Siria. Alle volte, dico il vero, c'è da commuoversi leggendo la storia delle origini di qualcuno di questi ospedali. Non siamo allora in linea, in un certo senso, col tema del meeting: quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo. Voi stessi date loro da mangiare, ma che fare di fronte a tanta gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci, dissero gli apostoli a Gesù. Alle volte mi commuovo quando, venendo qui da noi, amministro delle cresime, una delle ultime, una quarantina, simpaticissimi ragazzini, ragazzine, ambienti molto sani, ecco, e famiglie buone, certamente con non ambienti hollywoodiani, ma gente comune, gente semplice. Poi, quando torno a casa, mi trovo nelle tasche buste di offerte per la Siria, per la martoriata Siria. E allora, fuori, 5 euro, a metà conta, qui non si va tanto avanti. Ma poi subito mi sono rimproverato: ma Don Mario, ma non sai che questi 5 euro ci hanno messo tutto il cuore, tutta l'anima, questi ragazzini, queste ragazzine? E poi, giorni dopo, settimane dopo, qualche mese dopo, mi sono trovato questi 5 euro moltiplicati per 10,
moltiplicati per 100, moltiplicati per 1000, moltiplicati per 10.000, moltiplicati per 100.000. Prendo l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti, singole persone e istituzioni, per questa generosità, per questa generosa solidarietà. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, ha detto Gesù ai suoi apostoli. La Siria è la patria di due celebri santi, due fratelli, medici. I loro nomi sono, se c'è qualche sacerdote qua, lo sa, sono perfino nel canone cosiddetto romano, i santi Cosma e Damiano, vissuti a Ciro, a nord di Aleppo, circa 50 chilometri a nord di Aleppo. Erano ambedue medici e si chiamavano medici anargiri, cioè medici gratuiti. Avevano fatto la promessa di visitare e curare gli ammalati gratuitamente. Sono i patroni dei medici, Cosma e Damiano. C'è anche una bella basilica a Roma, antica basilica del V secolo, dedicata ai santi Cosma e Damiano. Un giorno uno dei due torna a casa con delle uova. Il fratello insospettito: che cos'è questo? Imbarazzato, l'altro fratello rispose: sì, una povera vedova a cui ho guarito l'unico figlio che aveva ha voluto a tutti i costi darmi queste uova. Ho cercato di resistere, non c'è stato verso. L'altro fratello ha detto: quando morirò non voglio essere sepolto con te. Finito. Capitò che qualche tempo dopo subirono assieme, dalle parti di Ciro, lì a nord di Aleppo, subirono assieme il martirio. E mentre i fedeli stavano preparando la sepoltura, qualcuno si ricorda, ma ha detto che non vuole essere sepolto accanto a suo fratello. Che fare, che non fare? Nei paraggi c'era, un aneddoto molto molto carino, molto curioso, ripeto. Nei paraggi c'era un cammello che curioso stava ad osservare. A un certo punto aprì la bocca e parlò: molla, seppelliteli pure assieme. Credo dottor Fares che abbia detto in aramaico a quel tempo, non in arabo ancora. Sicuro. E naturalmente con la carità va fatta bene. Ringrazio a tale proposito la Fondazione AFSI per l'assistenza tecnica nell'attuazione corretta del progetto. Ospedali aperti, come è stato detto, ai malati poveri, senza distinzione etnica o religiosa. Tutto ciò comporta una responsabilità verso Papa Francesco, che incoraggia questa iniziativa, e verso tutti i donatori che la sostengono generosamente. Si tratta di aiutare queste istituzioni cattoliche affinché continuino ad essere, e lo siano sempre di più, segno della compassione universale di Cristo. Miserior super turbas, o compassione di tutta questa gente. Però ospedali aperti, questo importante aggettivo mi fa venire in mente anche l'idea di possibili e quanto mai opportune iniziative di partenariato di vari ospedali in Italia, in Europa, in altre parti del mondo, partenariato con gli ospedali di Siria che rischiano il collasso. Una goccia d'acqua nel deserto, questa iniziativa,
così potrebbe sotto certi aspetti sembrare una goccia d'acqua nel deserto. Però anche il deserto fiorisce. Il deserto siriano, dopo le prime pioggerelline di gennaio-febbraio, a marzo, inizio aprile, è un incanto. Il deserto siriano si copre di un sottile, sottilissimo manto di verde. È meraviglioso. Ringrazio tutti quanti per le preziose gocce d'acqua e per i preziosi semi. Grazie di cuore. Grazie veramente Eminenza per queste sue parole che ci aiutano veramente non solo a comprendere quello che sta succedendo, ma in qualche modo ci aiutano anche ad andare avanti. A me sembra che oggi abbiamo fatto un piccolo passo, sicuramente nella conoscenza di quello che sta succedendo. Come diceva prima Lucia Goracci, abbiamo provato a illuminare qualche cono d'ombra, con un quadro innanzitutto di tipo geopolitico. Attraverso le parole del dottor Fares abbiamo capito qual è la reale situazione, le mancanze, i bisogni e come lui prova ad affrontarle, e anche questo suo invito ad una responsabilità, richiamandoci Papa Francesco. E poi attraverso l'intervento di Sua Eminenza lui veramente ci ha aiutato a immedesimarci in quello che è il popolo siriano. Questa immagine che lui ci ha dato della pietà, come trasfigurandola appunto come la Siria che tiene sulle ginocchia i propri figli innocenti, sicuramente è una delle immagini più belle che io ho sentito per descrivere la reale sofferenza di un popolo. E lui ci ha aiutato veramente a condividere il bisogno di questo popolo. Lui, vivendo lì da molti anni, avete visto dal suo discorso come è immedesimato in questa reale sofferenza. Ecco, noi possiamo fare qualcosa. Abbiamo capito qualcosa di più. Possiamo, appunto, non restare al balcone, come dice sempre Papa Francesco, contribuendo a questo progetto. Perché contribuendo a questo progetto contribuiamo in piccolo, ma in maniera significativa ed esemplificativa, a far rinascere il deserto siriano. E il deserto siriano, per rinascere, ha bisogno di noi, ha bisogno di voi. Quindi io vi invito ad andare sul sito dell'AVSI, al nostro stand, che appunto vieni e vedi per capire e a contribuire. Quindi grazie a tutti e ringrazio gli ospiti. Però lasciatemi finire, perché questo è stato possibile grazie al meeting, questo piccolo passo è stato possibile grazie al meeting, e quindi devo anche dire che appunto il meeting, per esistere, ha bisogno di voi, ha bisogno del vostro contributo attraverso le donazioni. Quindi potete andare nei diversi padiglioni dove ci sono le postazioni Dona Ora, fare la donazione, perché è anche attraverso il meeting che è possibile partecipare ad eventi di questo tipo, che appunto illuminano i coni d'ombra e provano a far rinascere il deserto siriano. Grazie a tutti.